C'era una volta una fattoria bella e solida, circondata dal giallo dei campi e dal verde di boschi e giardini. Nella fattoria vivevano molti animali: mucche, cavalli, pecore, maiali, galline, niente. Gatti, poi cani, poi cini, oche. Solo Francesco sa gli animali che vivono. E bla bla bla. Capre, pulcini, capre, asini, cavalli. E altri. E anche una famiglia di gatti. Gli animali in questa fattoria avevano molto spazio per mangiare, passeggiare e riposare. Di sera si riunivano abitualmente sotto il portico della stalla per assistere al tramonto del sole. Allo spuntare della prima stella, tutti andavano a dormire, tutti tranne i gatti, che a quell'ora iniziavano le scorribande a caccia di topi e pipistrelli. In quella tiepida sera di maggio, Rossina, la mamma gatta, si riposava sdraiata sull'erba. Intorno a lei, Pippo e Pallina giocavano tra di loro, sotto lo sguardo attento e fiero del papà, Bartolomeo. Pippo e Pallina erano due micetti vivacissimi. Giocavano, si rincorrevano, si arrampicavano, ma avevano anche tanto voglia di coccole e carezze. Ne fai tu le coccole e le carezze? Tutte le sere, prima di dormire, strofinavano affettuosamente i loro musetti sulla testa del papà. Noi gli mettiamo il papà vicino. E poi si accoccolavano accanto a mamma Rossina, facendo lunghe fusa rumorose. Pippo e Pallina, vi sedete qua davanti però adesso, vi sedete proprio qua, va bene? Perfetto. Pippo e Pallina erano molto emozionati in quei giorni, perché nella pancia della loro mamma c'era un fratellino che sarebbe nato entro breve tempo. Erano molto emozionati, molto curiosi, molto emozionati. Come si chiama? Adesso te lo tengo. No, ma come si chiama? Lorenzo. Lorenzo, la mamma Rossina ci serve. No, Rossina vuole stare al suo posto. Dopo lo puoi prendere, Rossina, sai? E chi anche mettiamola. Insomma, erano felici, ma erano anche un po' emozionati e preoccupati. Come sarebbe stato avere un altro fratellino? Spero che sia un maschio. Attimo. Però è vero, era emozionato. Pippo chiedeva sempre, diceva sempre. Spero che sia un maschio, così potremmo fare la lotta. E invece Pallina diceva, no caro mio, io spero che sia una femmina, così potremo andare a annusare i fiori e rincorrere le farfalle. E così dicendo, mamma Rossina li guardava e li ascoltava e sorrideva accarezzandosi la pancia. A lei piaceva tantissimo sentire il gattino muoversi e vedere come la sua pancia cambiava forma. Pippo e Pallina ridevano un sacco quando vedevano i movimenti del loro fratellino dentro la pancia e con le zampine provavano ad acchiappare le zampine del fratellino. Piano, diceva mamma Rossina, vostro fratellino è molto delicato, potreste fargli del male. Ma perché? Chiedeva Pallina. È perché i gattini, quando sono nella pancia e anche appena nati, sono fragili e vanno protetti. Perché? Chiedeva Pippo. Perché? Chiedeva Pallina. Perché? Chiedeva Pippo. Perché? Chiedeva Pallina. Un sacco di domande. Tutti aspettavano impazienti la nascita del fratellino.
Una sera, Francesco, mentre la luna era piena, fu chiamata la saggia civetta Simona, esperta come le dule di nascite e di mamme. Simonetta arrivò, si posò sull'albero, guardò la pancia di mamma gatta e per prima cosa disse: i bambini devono essere allontanati. E a malincuore Pippo e Pallina se ne andarono via accompagnati dal cavallo Fritz. E però i micini dicevano: ma perché ce ne dobbiamo andare? Noi vogliamo stare con la nostra mamma. No, gli dice Fritz. La civetta Simonetta è molto severa e se lei ha detto che dovete andare via, vuol dire che dovete andare via. Arriverà il fratellino stanotte? Chiedevano Pippo e Pallina. Forse, rispondeva il cavallo Fritz. Quella notte i due micini dormirono vicino a Fritz, perché erano abituati a dormire vicino alla loro mamma, pensando impazienti al loro fratellino. L'indomani mattina, alle prime luci dell'alba, Pippo si svegliò per primo e cominciò a urlare: andiamo, andiamo, andiamo a vedere la mamma, andiamo a vedere la mamma, andiamo a vedere se è nato il fratellino, andiamo, 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 forza, forza Pallina, andiamo, 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 andiamo. E andarono dalla mamma e dal papà. Pippo e Pallina si avvicinarono alla mamma e al papà, ma tutti erano zitti. Nessuno parlava e tutti sembravano molto tristi. Pippo e Pallina si sdraiarono accanto alla loro mamma, iniziando a fare le fusa. La mamma li guardò triste, cercando di sorridere. Fu allora che i micini guardarono bene la mamma e la pancia era sparita. «Dov'è mamma?» chiesero in coro. Non c'è più. Il piccolo angelino è andato via. Ah, ma allora un maschietto, che bello! Pensò Pippo, senza riuscire però ad essere completamente felice. Andato via? Aspetta, cos'è che hai detto andato via? Ma com'è possibile? È un gattino appena nato. Non può mica essere già andato via, vero? Ma scusa, ma e dove è andato? Tutti gli animali allora risposero, chi diceva è andato in cielo, chi diceva è andato in paradiso. E il papà Bartolomeo disse: è di nuovo nel grande cerchio della vita, come tutti noi. Mamma, perché sei triste? Disse piano Pippo. Quando torna Angelino? E dopo aver parlato si strinse accanto a mamma Rossina, guardandola bene per capire meglio cosa stava succedendo. Era tutto strano, nessuno era felice per Angelino, forse perché era scappato. Tesori miei, disse la mamma, non tornerà perché era malato, era troppo malato per vivere fuori dalla pancia. Era malato, ma non era possibile, doveva esserci un errore, pensò Pallina. Lei, con i suoi occhietti, lo aveva visto muoversi vivacemente nella pancia e rispondere alle sue fusa. Angelino stava bene, non c'era dubbio. Vieni qua, che bel ciuccio. Papà Bartolomeo. Ma se era così malato, chiede Pallina, che proprio non riesce a capire, come ha fatto ad andare lassù in cielo da solo? No, lascialo, non ti preoccupare, lascialo. Mamma gatta cominciò a piangere in silenzio e tutti rimasero muti. Tutti, tranne la vecchia capra saggia. Piccoli cari, Angelino era debole e malato e non poteva venire fuori dalla pancia della vostra mamma e per questo motivo è morto, rendendo tutti molto tristi. Ma quando torna? Insisteva Pippo. Per lui era molto importante saperlo, aveva tanta voglia di vederlo, erano settimane che lo aspettava. Beh, in realtà solo l'anima di Angelino è salita in cielo, il corpo è rimasto qui.
disse la capra, ma il suo proprio non riusciva a capire. I gattini volevano capire perché, facevano un sacco di domande, ma dove è andato, ma perché, che cosa vuol dire che è un po' in cielo, un po' qui sulla terra, ma per caso mamma non è stata colpa nostra, non è stata colpa dei nostri giochi, non è che gli abbiamo fatto male. Ma mamma Cristina li rassicurò di nuovo, non era stata colpa di nessuno, era successo e basta, adesso bisognava solo aspettare che passasse il dolore. I gattini erano preoccupati per la mamma e per il papà. Chissà cosa sarebbe successo e se mai la mamma avrebbe sorriso di nuovo oppure mai più. Nei giorni dopo la morte di Angelino, Pippo e Pallino cercavano di essere bravi, ma dentro sentivano tantissime emozioni e pensieri diversi. Volevano correre e saltare, ma pensavano che non si dovesse giocare quando muore un fratellino. Come potevano uscire da quella soluzione? Pensa che ripensa, perché Pippo pensava un sacco, un giorno gli venne un'idea e andò difilato dal papà. E zitto zitto bisbigliò la sua idea all'orecchio del papà. Papà Bartolomeo, all'idea di Pippo, si mise ad abbracciare forte forte Pippo e gli disse: sarà fatto, ti aiuto io. E poi si misero al lavoro. Nel bosco e poi nel capanno degli attrezzi, di nascosto da tutti, raccolsero molti legnetti e arbusti e lavorarono una notte e un giorno senza fermarsi mai. Quando finirono era quasi il tramonto. Pippo allora andò a chiamare la sua mamma e la portò ai piedi del grande albero. Mamma, sali qui e non sarai più triste, disse Pippo spingendo la mamma verso l'albero. La mamma non lo capiva e lo guardava un po' incuriosita. Poi la vide. La scala a pioli per gatti più lunga che avesse mai visto. Vedi mamma, spiegò Pippo felice, con questa scala si arriva fino in cima e dalla cima si vede tutto il cielo e tutta la terra. Se sali lassù Angelino ti vedrà e tu potrai salutarlo e poi mamma forse sarai meno triste. La mamma, commossa per questo gesto, abbracciò Pippo e gli disse: io voglio tanto bene a tutti i miei bambini e quando vedrò Angelino, lo saluterò anche per voi. Così dicendo, salì sull'albero e si accovacciò sulla cima, naso all'insù. Bravo! Dopo poco si vide la scia luminosa di una stella cadente attraversare rapida il cielo. Quando fece giorno, Rossina scese dall'albero e si sdraiò accanto ai suoi gattini. Allora mamma, l'hai visto? Chiese Pallina. Ti ha detto qualcosa mamma, l'hai visto? Ha parlato, ti ha detto qualcosa? Angelino ha detto che vi ama molto e che lui è sempre con noi nel nostro cuore e ci fa compagnia. E tornerà mamma? Tornerà nella scia di una stella cadente, nell'arco colorato di un arcobaleno e nei profumi della primavera. Lui ci sarà sempre se noi ci ricorderemo di cercarlo. Detto questo, Rossina e Bartolomeo si strinsero ai gattini e iniziarono tutti a fare le fusa. Thank you.